Il termine sharenting viene da share, condividere, e definisce la mania dei genitori di postare in continuazione immagini dei loro figli minorenni sui social. Un vezzo che nel tempo ha assunto i contorni del vizio. Solo nei primi 5 anni di vita riversiamo in rete fino a 1500 foto dei nostri piccoli. Siamo certi che se potessero parlarne sarebbero tutti contenti. Gli effetti di questa sovraesposizione sulle nuove generazioni sono tutt'altro che positivi. Un archivio di giga che pesa sulla percezione della propria immagine e sulle capacità di gestirla. Ma, come recita il proverbio, si può sempre fare peggio. E allora ecco il parto in diretta social, il miracolo della vita sponsorizzato e messo in rete a caccia di follower e visualizzazioni. Negli anni 90 avevamo importato dall'America i papà cameraman, che registravano il momento più bello della propria vita per condividerlo in famiglia. E più delle volte il risultato era condizionato dall'effetto splatter che madre natura imponeva alla circostanza, con la pellicola catalogata a futura memoria, ma spedita in archivio. Presto le immagini di questo show autorizzato dalla mamma influencer saranno online, saranno viste e condivise, senza soluzione di continuità, senza possibilità di archiviarle, senza ingiallire, senza invecchiare in un cassetto o nel solaio. Un momento che dovrebbe essere straordinario, unico e irripetibile sarà alla portata di un link, privato dell'intimità, spogliato della magia e della grazia che solo i neonati possono insegnare. Con buona pace degli anni 90, quando molti papà avrebbero trasmesso volentieri in TV il proprio capolavoro, ma nessun editore l'avrebbe messo in onda. A nostro avviso, stiamo pesantemente esagerando.